Grazie. Buonasera a tutti. Io vorrei brevemente dire alcune cose su quello che stiamo facendo in regione e poi sulla Lega, su quello che succederà e che vedrà certamente la Lega protagonista. Vorrei partire dalle ultime parole del sindaco. Fare i fatti, non le chiacchiere. È quello che stiamo facendo in regione. Siamo partiti subito facendo cose concrete, avendo come obiettivo quello di aiutare le nostre imprese in difficoltà, aiutare la gente che non ha lavoro, fare tutto quello che serve per aiutare i giovani a trovare lavoro, quelli che lo perdono, perché una cosa la Regione deve fare, ed è questa: mettere in campo tutte le sue energie, tutte le sue forze per aiutare i lombardi, i cittadini lombardi. E quando parlo di cittadini lombardi dico innanzitutto la nostra gente, poi ci sono anche gli altri, ma prima di tutto vengono i nostri cittadini, quelli che qui hanno lavorato, quelli che qui lavorano, quelli che qui hanno la famiglia, hanno la casa, quelli che vengono qua da altri continenti, da altri paesi, per l'amor di Dio, se vengono per lavorare benissimo, ma non possono pensare di venire qui, sfruttare le nostre cose, le nostre risorse, le nostre case, i nostri soldi e vivere a sbaffo. Se ne possono tornare a casa loro. Abbiamo cominciato a lavorare per aiutare le imprese. C'è un problema che hanno i nostri sindaci, che è quello che non riescono spesso, pur avendo i soldi in cassa perché lavorano bene, perché governano bene i conti, non riescono neanche a pagare i fornitori, che poi sono le piccole imprese della Lombardia. Non perché non sono capaci, ma perché qualcuno a Roma gli porta via i soldi e li mette nel fondo unico nazionale. Quindi i nostri sindaci, bravi, non come quello di Roma che fa i buchi di bilancio e poi chiede al governo con un decreto di coprirli questi buchi. Questa è la vergogna italiana, questa è la vergogna italiana. I nostri sindaci sono bravi, ma non riescono perché qualcuno i soldi glieli porta via. Abbiamo voluto aiutarli, loro e le imprese, gli imprenditori che danno servizi ai nostri comuni, che non è giusto che non vengano pagati perché qualcuno a Roma ci porta via, ci rapina i nostri soldi. E abbiamo tra le prime cose fatte creato un fondo di 1 miliardo di euro, non quattro soldi, 1 miliardo di euro per pagare i debiti che i comuni hanno nei confronti delle imprese. 1 miliardo di euro dei nostri soldi dato alle nostre imprese, ai nostri lavoratori e ai nostri imprenditori. Tra l'altro, il primo imprenditore che ha usufruito di questo fondo, 700.000 euro, è un imprenditore di Bergamo, della provincia di Bergamo. È arrivato prima degli altri. Non so perché, però insomma, ditemelo voi perché. Però, e questa è una misura concreta, perché noi vogliamo concretamente aiutare gli imprenditori, le nostre imprese e chi lavora in queste imprese. Tanti si riempiono la bocca, noi preferiamo parlare poco e agire subito, concretamente. E poi abbiamo fatto anche tante altre cose. Avevamo promesso di abbassare le tasse. Non è facile in questo momento. Il governo di Roma, che io spero finisca molto, molto presto, fare le valigie domani o dopodomani, non fra un anno. Il governo di Roma sta alzando le tasse
e sta tagliando i trasferimenti alle regioni. Pensate che la regione Lombardia ha avuto da questo governo il regalo di un taglio di 300 milioni di euro. 300 milioni di euro in un colpo solo. Che cosa avremmo dovuto fare noi per tenere le stesse prestazioni che diamo in sanità, per il sostegno al reddito dei lavoratori che perdono il lavoro, per il welfare, per le infrastrutture? Cosa avremmo dovuto fare? Tagliare anche noi di 300 milioni. E invece siamo riusciti, grazie all'impegno nostro in regione, all'impegno dell'assessore Massimo Garavaglia, che di conti ne capisce e ne capisce bene, siamo riusciti non solo a non tagliare le prestazioni e i servizi, ma abbiamo ridotto le tasse, abbiamo cominciato a ridurre le tasse. Abbiamo cominciato, ma questa è la strada che io voglio seguire. Abbiamo, per esempio, cancellato l'IRAP, un'imposta regionale sulle imprese per i giovani. Se un giovane vuole mettere su un'impresa, vuole farla imprenditore, in Lombardia l'anno prossimo non pagherà l'IRAP. Sosteniamo i giovani imprenditori. Abbiamo poi fatto un piano molto importante, l'ha fatto la Claudia Terzi, sull'ambiente, sulla qualità dell'aria, per respirare meglio, per abbassare l'inquinamento dell'aria nella nostra regione e nelle regioni del nord. E abbiamo anche qui voluto mettere un incentivo per chi rottama una vecchia auto diesel inquinante con una nuova auto diesel o benzina, non pagherà più il bollo auto. Abbiamo cancellato il bollo auto per chi investe nella qualità dell'aria. E poi era un impegno che avevamo preso in campagna elettorale sulla sanità, sui ticket, quello di abolire i ticket. Ci arriveremo entro la fine della legislatura, ma anche qui poche chiacchiere e tanti fatti. Abbiamo cancellato dal 2014 i ticket per 800.000 cittadini lombardi, 800.000 anziani, 800.000 pensionati che dall'anno prossimo non pagheranno più il ticket in farmacia. E anche qui l'abbiamo legato al reddito, ma attenzione, se tu lo leghi al reddito, poi uno che risiede in Lombardia, che non c'ha reddito, magari viene dal Marocco o dall'Algeria, dice non pago il ticket. Allora abbiamo messo l'età 65 anni, da 65 anni in su, così tutti questi qua che arrivano da quei paesi sono esclusi. Loro il ticket, se vogliono le prestazioni sanitarie, lo pagheranno. Anche su questo io non ho paura delle accuse di razzismo che ci sono state rivolte per questa misura che abbiamo preso, che sui figli dei clandestini per il pediatra. Noi garantiamo l'assistenza sanitaria a tutti, ma non è che se uno è clandestino viene in Lombardia e può pretendere di avere tutto quello che i cittadini lombardi che pagano le tasse hanno. Su questo, patti chiari, amicizia lunga. Abbiamo cominciato quindi a ridurre le tasse e andremo avanti, anche se il governo continua a tagliare i fondi qua. Per dare i nostri soldi sappiamo come e sappiamo dove. Noi facciamo quello che possiamo in regione. Io mi scontro tutti i giorni con il governo su queste cose. Abbiamo fatto una battaglia come Lega negli anni passati sui costi standard in sanità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se una prestazione sanitaria, una siringa, una radiografia a Bergamo costa 10 e in un altro comune costa 100, un altro comune a caso, primo in ordine alfabetico, Agrigento,
l'ho detto a caso, in ordine alfabetico costa 100, che cosa succedeva? Che lo Stato rimborsava a Bergamo 10 e ad Agrigento 100. È giusto? No. Abbiamo fatto per anni la battaglia per introdurre i costi standard, cioè facciamo, lo dico in modo un po' grossolano, la media, 10 più 100 diviso 2, 110, 55. Chi spende 10 riceve 55, chi spende 100 riceve 55. E la differenza o ti adegui o la fai pagare ai tuoi cittadini, non sempre ai padani. Come potete immaginare, questa cosa dei costi standard, chi favorisce? Chi favorirebbe? Il nord o il sud? È una battaglia che abbiamo fatto per anni e devo dire che io sono arrivato in regione e ci siamo impegnati subito, perché prima che al governo questa battaglia si fa dentro le regioni. Bisogna che le regioni trovino l'accordo tra di loro. Evidentemente chi c'era prima di me non era tanto interessato a questo, perché noi siamo andati a Roma, li abbiamo tenuti lì 2 settimane, tutte le regioni, Massimo Garavaglia, io ed altri, e alla fine, secondo me, non si sono tanto accorti, abbiamo trovato l'accordo sui costi standard. Quindi dal 2014, dall'anno prossimo, i conti della sanità saranno pagati sulla base di quel principio che vi ho detto, dei costi standard e non più del costo storico. Non si sono tanto accorti, secondo me, però è firmato. E questo che cosa vuol dire? Anche qui, a me non interessano tanto le questioni di principio, ma le cose concrete. Costi standard che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che solo per novembre e dicembre del 2013, 2 mesi, la Lombardia ci ha guadagnato 75 milioni di euro con i costi standard. 75 milioni di euro che sono entrati nelle casse della regione e che noi abbiamo utilizzato per ridurre, anzi per abolire, cominciare ad abolire i ticket nella sanità, quello che vi ho detto prima. Queste sono le cose concrete che noi stiamo facendo. Non è facile, ma l'impegno di tutti nella mia squadra è straordinario. Io, prima di fare il governatore, ho fatto il ministro dell'Interno e devo dire che fare il governatore si lavora molto di più, è molto più impegnativo, perché devi star lì tutto il giorno, tutti i giorni, su 1000 questioni che riguardano i cittadini di tutti i paesi, 1500 comuni della Lombardia, le province, le aziende, le imprese. Ma mi piace farlo, è quello che volevo, perché tra fare il ministro a Roma e fare il governatore della mia regione non c'è paragone. Io voglio fare il governatore della mia regione e lo faccio con l'impegno che serve. È per questo che l'avevo annunciato proprio a settembre alla Bergenfest. È per questo che ho deciso di rinunciare alla carica di segretario federale. Perché fare il governatore di una regione come la Lombardia vuol dire non solo impegnarsi tutti i giorni sui problemi concreti che vi ho detto, ma anche impegnarsi su un grande progetto politico che è il cambiamento di questo Stato, di questa Europa. Solo noi possiamo farlo. Se aspettiamo che lo facciano a Roma, aspetta e spera. Se aspettiamo che lo faccia l'Europa, aspetta e spera. Noi possiamo farlo. Le regioni del nord alleate nella macro regione del nord. È quello che stiamo facendo io, Cota, Zaia, per cambiare davvero questa Europa. È per questo che io ho deciso di rinunciare, di passare il testimone ad un giovane capace, grande energia, Duracell, Matteo Salvini, che è stato qui l'altra sera.
Sono molto contento di come è andata. Sono molto contento di come la Lega ha reagito. Era una sfida difficile. Quando io ho detto facciamo le primarie aperte a tutti i militanti con un anno di anzianità, pochissimi erano d'accordo nella Lega. Tutti temevano che i leghisti non sarebbero andati a votare e che cosa succede se va al 10% e poi. Ma io sentivo che era la cosa giusta da fare, me lo sentivo dentro, sapevo che sarebbe andata così, perché io conosco la Lega, io conosco i leghisti, il grande cuore dei leghisti, ed è andata proprio così. Quasi ovunque, anzi ovunque, tranne che a Bergamo, abbiamo fatto un solo seggio elettorale in tutta la provincia. Una roba da matti, perché vuol dire, parlo della mia provincia, Varese, c'era un solo seggio nel centro di Varese e chi doveva votare da Luino fino a Castellanza doveva venire, prendere la macchina e venire in centro a Varese il sabato mattina o il sabato pomeriggio. Una cosa da matti, ma abbiamo voluto farla così per vedere anche che reazione ci sarebbe stata. Ed è stata una reazione straordinaria, perché è andato a votare più del 60% tra mille difficoltà e il risultato è stato quello di un sostegno, di un plebiscito a favore di Matteo Salvini in tutte le regioni, in tutte le nazioni della Padania. E questo è ciò che io volevo. Un giovane alla guida della Lega, dinamico, con le idee chiare, che avesse il sostegno della base. Per la prima volta il nuovo segretario federale della Lega è stato eletto dai militanti della Lega. Poi abbiamo fatto il congresso a Torino, anche quello un momento di grande emozione. Matteo Salvini ha fatto un intervento bellissimo, molto intenso, ha ridato la carica, era quello che ci voleva. Io ho rinunciato perché voglio fare il governatore, non è che scappo o vado in pensione, anzi, sono in prima linea, siamo in prima linea, io e tutti i nostri sindaci, ah già, i presidenti di provincia anche finché ci saranno. Siamo in prima linea perché le battaglie da fare sono straordinarie. Quella che farà la Lega sulle europee e quella che faremo noi, mi ci metto anch'io, sulle amministrative che ci saranno a maggio. In Lombardia saranno 1000 comuni su 1500 che vanno al voto e noi dobbiamo vincere se vogliamo davvero che la Lombardia diventi indipendente da Roma, che possa gestire, che noi possiamo gestire qui le nostre tasse, i nostri soldi, senza mandarli a coprire il buco del comune di Roma. Dobbiamo vincere nei comuni della Lombardia. Sono battaglie che faremo noi per conto nostro come governatore, come sindaci, accanto a quelle che la Lega farà, che Matteo Salvini farà contro questa Europa, per cambiare questa Europa, perché è un'Europa che non funziona, è un'Europa capace solo di mettere vincoli, non di risolvere i problemi. Noi partiamo da qui, con questa grande intuizione, con questa grande visione, con questo grande sogno che aveva lanciato Gianfranco Miglio, l'Europa delle regioni, vi ricordate? Noi abbiamo una solida base, le solide radici del nostro passato, ma è un passato che guarda al futuro, ancora oggi attuale. L'Europa delle regioni è la fine di questi stati borbonici che non funzionano, che per stare insieme devono stringere sempre di più i bulloni, diminuendo la democrazia. Noi vogliamo qualcosa di diverso, vogliamo l'Europa dei popoli, dove le aree omogenee stiano insieme. Che cosa abbiamo a che fare? Che cosa ha a che fare la Lombardia con certe altre regioni
Che cosa ha a che fare? Niente. Perché dobbiamo essere costretti a dividere con loro il frutto del nostro lavoro? Perché? Perché? Noi vogliamo un'Europa democratica, federale, dove chi ha gli stessi problemi sta insieme per risolverli questi problemi. Le regioni del nord, per esempio, è il progetto di macroregione che sta avanzando. Ma le battaglie da fare sono durissime, io non mi illudo, nonostante i sorrisi di convenienza che trovo stampati sulla bocca dei ministri che incontro ogni tanto. Sì, 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 ma certo, certo, la Lombardia. Poi appena giri un attimo, truc, ti fanno, capito? Quindi bisogna stare bene attenti e non farsi illusioni. E quello che sta avvenendo in questi giorni purtroppo conferma che bisogna stare altro che attenti, tenere bene aperte le orecchie e gli occhi, ma solo quelle, e ben chiuse le altre cose, perché altrimenti ti fregano. Che cosa hanno in mente a Roma? Hanno in mente di cancellare il sistema di democrazia rappresentativa e di sostituirlo con un sistema dove ancora di più si governa da Roma. Questo è il senso della proposta di abolire le province messa assieme con la nomina di 20 nuovi prefetti che hanno raddoppiato i prefetti rispetto alle province. Ma che senso ha, io dico? Perché? C'è una prefettura in ogni provincia. Abolisci le province e raddoppi i prefetti. Ma questo è lo Stato di polizia. Questo è lo Stato che noi non vogliamo. Anzi, scusate, mi correggo, ho troppo rispetto per la polizia per dire che è uno Stato di polizia. Viva la polizia! Questo è uno Stato borbonico, dei Borboni. Allora, prima cosa, aboliamo le province. Io non sono d'accordo, è una stupidaggine. Perché? Perché le province fanno tante cose. Fanno le strade, la manutenzione delle scuole, le politiche per il lavoro. Abolire le province che cosa vuol dire? Che le strade provinciali nessuno le fa più, che le scuole possono cadere, che i servizi per l'impiego vengono aboliti? No, vuol dire che li fa qualcun altro. E allora che risparmio c'è, scusate? Anzi, c'è una spesa in più, perché i dipendenti della provincia li puoi licenziare, no? E allora, ma aboliamo le province, va bene, aboliamo anche le prefetture, cancelliamo tutto, simul stabunt, puntini puntini. A Roma invece, io sono stato tanti anni a Roma, probabilmente troppi anni, adesso mi sto ripurificando stando in Lombardia, ma a Roma c'è un altro modo di ragionare. Certe volte si fa fatica a capire, no? Bisogna conoscere bene i meccanismi, che cosa frulla nella mente di questi qua che stanno a Roma in Parlamento e al governo. Perché se no non si capisce, dobbiamo ridurre i costi. Bene, aboliamo le province, però aumentiamo i prefetti. Non è una contraddizione, è un disegno ben preciso. La provincia, il presidente della provincia viene eletto democraticamente dai cittadini. Il prefetto viene nominato dal ministro dell'interno. E questa è la differenza. La democrazia sta con le province, non con le prefetture. Se allora io da Roma cancello le province, cioè cancello un sistema di elezione democratica, e metto al suo posto, perché questo è quello che hanno in mente a Roma, sostituire il presidente della provincia con il prefetto, come si faceva nel fascismo, esattamente così, con il podestà. Perché se no avrebbero nominato 20 nuovi prefetti, se bisogna tagliare i costi? Questo è il progetto che hanno a Roma, e dopo le province arriveranno le regioni che vogliono cancellare.
perché torni tutto ad essere governato dai palazzi romani. Non è solo una questione di Lega, è una questione di democrazia. Questa è la battaglia che noi dobbiamo fare, questa è la battaglia che noi faremo nel 2014, a difesa non delle province, della democrazia, del nostro sistema democratico. Questa sarà la battaglia più importante che dovremo fare nel 2014. E allora, già che ci siamo, perché poi uno ci prende gusto, dice: ma perché abolire solo le prefetture? Aboliamo anche le sovrintendenze, per esempio, no? Aboliamo tutto quello che c'è qui da noi che riporta alle decisioni di Roma. Io voglio fare il governatore della Lombardia. Renzi oggi diceva: io sono legittimato, non Letta, perché Letta è stato nominato da qualcuno e io sono stato votato dagli elettori del PD. È vero, ma io sono stato votato dai cittadini lombardi, io governatore, e voglio governare io, non qualche burocrate di Roma. Questa sarà le battaglie. È per questo che, anche per questo, siccome io me la sentivo, che ho voluto fare il governatore a tempo pieno. Matteo Salvini sta lavorando molto bene, lui vive in macchina, lo sapete, no? Cioè continua a correre avanti e indietro, è bravissimo, ha grande energia. Questa cosa che ha detto sull'Europa che ci stritola, sull'euro, che tutti i soliti scienziati, quelli che scrivono sui giornali, no, quelli, quei fighettoni lì, fighettini anzi di sinistra, sempre pronti a fare i professori. Qualunque cosa noi diciamo è sbagliata, qualunque cosa io dico è sbagliata, sui giornali quasi tutti, no? Ma io non mi impressiono, figuratevi, ho avuto a che fare per tanti anni con i mafiosi e con la mafia, figuratevi se mi faccio impressionare da qualche fighettino scribacchino. E questi: ah no, l'euro non si può, la moneta complementare, ah che cos'è la moneta padana, ah ah ah, scrivono. E peccato che in Europa, in Germania, in Francia, non nel Burundi, in Germania e in Francia, stanno già prendendo piede tante esperienze di monete complementari. Non sto qui a dirvi che cos'è, ma è qualche cosa che va oltre l'euro, perché l'euro è considerato anche in Francia, in tutti i paesi tranne che in Germania, una forte penalizzazione per le imprese, per l'esportazione. E perché noi dobbiamo essere più fessi di questi qua che già stanno facendo quello che noi solo ipotizziamo, perché c'è qualcuno che scrive sui giornali che non è d'accordo? Ma se ne vada a quel paese, se ne vada a vivere lui in qualche paese africano. Io voglio che la Lombardia assuma in Europa il ruolo che ha in quanto Lombardia. Noi siamo il decimo paese europeo, siamo più grandi del Belgio. E io voglio in Lombardia contare come uno Stato, non come una regione di serie B. E anche sulla moneta. Dobbiamo dire le cose con chiarezza, senza preoccuparci, è un tabù, l'euro è un tabù, non si può parlare male dell'euro. Ma chi l'ha detto? L'euro è una moneta gestita dalle banche, neanche dagli Stati. Le banche che ricevono i soldi da noi, noi paghiamo i conti delle banche e i buchi delle banche, come si è visto anche nell'ultima operazione del Monte Paschi di Siena. 3 miliardi di euro, un'altra vergogna, e dovremo ripianare noi i buchi di quella banca. L'euro è una moneta, è una convenzione. Se non funziona, si cambia. E dove sta scritto? Nel Vangelo. Perché l'Inghilterra è fuori dall'euro?
L'Inghilterra è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, sta fuori dall'euro e sta meglio di noi. Perché loro stanno fuori e noi siamo costretti a stare dentro? Punto di domanda. Ci sono tanti economisti che in questi giorni scrivono sulle criticità dell'euro. Ne ho letto uno oggi, mi è piaciuta come immagine, uno che ha detto che l'euro è un po' come il muro di Berlino. Da una parte c'è la Germania dell'Ovest che ha vantaggi, dall'altra non c'è la Germania dell'Est, ci siamo noi, gli altri paesi europei che hanno solo svantaggi in termini competitivi con chi sta dall'altra parte del muro. E il muro di Berlino, quando è caduto nel 1989, è stata una festa per la libertà e per la democrazia. Se l'euro è il nuovo muro di Berlino, bene, buttiamo giù il nuovo muro di Berlino. Matteo Salvini sta insistendo molto su questo, io credo che sia la strada giusta. Non bisogna farsi troppo, non bisogna preoccuparsi troppo delle critiche, anzi, più le critiche vengono da quegli ambienti lì e meglio è, vuol dire che abbiamo visto giusto, che la strada è quella giusta. D'altronde la Lega ha questa storia qui di vedere sempre prima quello che succederà, di essere sempre criticata per questo, salvo poi anni dopo dire ah sì, aveva ragione. Mi ricordo l'ultima volta che sono andato in TV, questi programmi qui di secondo ordine, come si chiama, Ballarò mi pare, quelli che io non li guardo più, c'ho proprio una reazione, no sto scherzando naturalmente, no? E c'avevo di fronte uno del PD che mi ha detto vedi Maroni, adesso ti spiego che cos'è il federalismo. Capite che quando si arriva a questo, uno potrebbe anche preoccuparsi e dire, oh bella, forse... In realtà è che noi siamo troppo avanti con i tempi, noi della Lega, spesso, no? Arriviamo prima, troppo prima, che queste nostre idee trovino condivisione e concretezza. Però ci arriviamo, a poco, ma ci arriviamo. E questo che abbiamo davanti, 2014, sarà un anno di grandi battaglie. Io vorrei davvero che contro il patto di stabilità, contro questo governo che fa il decreto per salvare Roma, togliendo i soldi ai sindaci del nord, ci fosse non solo una protesta verbale o su internet o su Facebook o su Twitter, ma ci fosse una proposta vera e concreta dei nostri sindaci, dei nostri governatori. Io sarò in prima linea su questo. Dal 2014 abbiamo deciso di licenziare Equitalia, fuori dalla Lombardia, fuori dalle palle. Ce li gestiamo noi i soldi delle nostre tasse. E se c'è un imprenditore che è in difficoltà, io non farò come fa Equitalia, adesso va lì e gli sigilla tutto e gli porta via tutto. Lo aiuto perché è un imprenditore, gente nostra, che va aiutata, non va ammazzata. Questo è ciò che faremo. Ci vuole tanta energia e ce l'abbiamo, ci vogliono le idee chiare e ce le abbiamo e ci vuole tanto cuore, tanto coraggio. È molto più semplice star lì, fare le cose normali, comuni, ma non ci sarebbe bisogno di gente della Lega per fare quello che normalmente si fa. Noi siamo lì per vincere le nostre battaglie. Lo faremo con grande impegno e la prima di tutte le battaglie sarà quella che c'è scritto là. Governo Letta, per quello che ha fatto, per le porcate che ha fatto in questi mesi, deve andare a casa subito. Grazie amici, evviva la Lega, evviva Bergamo! Allora... Vieni. Allora, è stata molto, molto apprezzata con Salvini.
Code Sigmis del pader di. Allora, un po' di silenzio perché. Io però tra il pubblico ho visto che c'è un certo Lancini che era un po' che non lo vedevo. Dai, ciao. Vieni su, dai, vieni qua. A te. Non poteva mancare per questa bellissima serata quattro rime in bergamasco che parlano di proprio tutti i nostri pensieri e al nostro Maroni glieli faccio sentire volentieri. Uramai an se te ciodde bale, al che più i ciodde i dite bei e genui, alle morta l'allegria e le finin la compagnia, an se arda come tace forester e ognu e pensa ai so mester, imbreac te de confusiu con della seca tance pure ed elusiu. Uramai an se faccio il san cattif, ma la de fidec senza bif, ciò de politiche e de dispiacer, e con di pe trottance braghier. Anga de bip per mia negà, acqua in bocca per mia parlà, anga si d'erità e in predica a tuc onestà. Cui tecchie cor, a sfa fatica a capis, e allora le me iga un asem per amis. O rege longhe e grande per scultà, e ci spalancace sincer per verdà, senza però tiras di pesade come in fa de sole coi mulade. Le de voga uramai dalla d'inten con la sapa, per seme avrai e intelligenci in della lapa. Ma che amo bison de asem per fampo de armonia, e di cimbo e sincer per fampo de poesia. E se me sui de chei, o tertuccia sei me fradei. Oh. Maroni, questa va al governatore, Maroni, governador della Lombardia, colto d'as de fa, porta a ca per te cimpo de laura, la selle stufa d'espetà ed està coi mandi ma. E se tutta l'indara be, ansa edera che l'anche il ve. Auguro, viva la Padania! Ecco, Maroni, adesso ti do una copia. Questa personale te la lascio in dialetto, Va bene, guarda che questa qui la metti in ufficio alla Lombardia. Ma devi fargli la traduzione in varie sotto. Sì, vedo, va. Ho capito. Maroni, mi fai una firma qui che la tengo tutto per la appendo in ufficio, sì, così beh. Quando entro tutte le mattine la guardo e dico, eccolo, questo è quello che devo fare. Pensa la gente. Bene, vogliamo augurare buon anno a tutti. Allora, lo faccio io, poi magari tu fai così con la testa e mi annui. Allora. Come mi trae? Allora, noi auguriamo a tutti un buon 2014. Anche gli interisti. Io però. Allora, ha detto lui. Vedi come mi fai trattare. Allora, però io avevo chiesto quando c'era. C'è stato Salvini l'altra sera, un fortissimo applauso a tutti quelli che non hanno votato Lega l'ultima volta e che ritorneranno, e ritornerà anche qualcuno che non l'ha mai votata, perché abbiamo bisogno di vento nelle nostre vele. Bravo. Auguri a tutti, buon anno. Sarà un anno di battaglia, un anno di lotta. Ma noi ci siamo. Auguri a tutti.